sempre la parola di Dio, non è mai casuale. C'è un detto che dice che alla Maddalena si arriva piangendo e si va via piangendo. Io lo posso confermare. Le parole da pronunciate Don Andrea Domaschi al termine della messa di saluto alla comunità isolana, in una chiesa di Santa Maria Maddalena gremita di tanti fedeli venuti per salutare colui che per 20 anni è stato prima parroco di Moneta e poi anche di Santa Maria Maddalena e che, nominato vicario episcopale da Monsignor Roberto Fornaciari, assumerà l'incarico di una parrocchia più vicina a Tempio, quella di Calangianus, che gli consentirà di assolvere più agevolmente ai nuovi incarichi. Ci sono tanti volti che mi passano davanti, ha detto nell'omelia Don Andrea Domaschi, che mi passano nel pensiero quando ricordo le tante situazioni che ho vissuto in quest'isola. Ci sono stati momenti solenni, momenti gioiosi e dolorosi, momenti in cui sono entrato nella vostra vita, in quella delle vostre famiglie, in occasione di matrimoni, battesimi, malattie, funerali, nel segreto della confessione e nella partecipazione corale alla messa. E abbiamo camminato insieme. E questo, ha aggiunto, mi rende davvero orgoglioso e rendo grazie al Signore. Sono certo, ha proseguito Don Andrea, che anche Don Umberto, che verrà al mio posto, al quale auguro tutto il bene, saprà da subito continuare con voi ancor più proficuo cammino pastorale e vi chiedo di accoglierlo come avete accolto me, un sacerdote buono, bravo, un sacerdote di grande esperienza. Al termine della messa, che è stata animata da 5 cori parrocchiali, ha preso la parola il sindaco Fabio Lai e sono stati letti i saluti e ringraziamenti dei consigli pastorali di Santa Maria Maddalena e Moneta, dei bambini del catechismo e del vicario Don Adolf. Una preziosa casula con stola sono stati i doni da parte dei fedeli a Don Andrea, come una gigantografia della Maddalena che, ha assicurato, appenderà nella nuova casa di Calangianus, sua destinazione, a ricordo dei 20 anni trascorsi nell'isola.